Buongiorno a tutti, allora spero che non si senta tanta confusione in sottofondo, ma ho acceso ventilatore, condizionatore, tutto perché sto veramente morendo di caldo, quindi spero che non si senta tanto. E niente, oggi andiamo a vedere alcuni squishy nuovi. Allora, tecnicamente sono tre pacchetti, in pratica sono due più uno singolo. Allora, il primo squishy che vi faccio vedere è questo, è praticamente una cosa introvabile, quindi sono commossa di essere riuscita a trovarlo. È della Chawa ed è un paninazzo gigante, come potete vedere. Sono riuscita a comprarlo da questa ragazza che su Instagram vendeva alcuni degli squishy della sua collezione. Di solito non li vende, si chiama Bunny Squishier. Penso che sia anche una youtuber, vabbè. E niente, sono commossa di essere riuscita a trovarlo. L'avrei voluto rosa. E di solito mi piacciono quelli realistici, ma questo qui mi ha sempre incuriosito molto rosa. Però vabbè, l'ho trovato così, comunque molto carino. Anche lei è stata molto gentile, mi ha messo anche un omaggino, un pupazzino, mi sembra. Non mi ricordo più dove l'ho messo perché ho troppa confusione in camera, ragazzi, con tutta la roba che mi arriva. Eccolo qui, guardate quanto è enorme! Sembra una baguette. C'è scritto Italian bread. In pratica a me sembra più una baguette che francese, ma ok. Profuma di panino, ma dolce. È come se ci fosse anche il burro. E niente, eccolo qua. Oh, guardate che bello! E non è così facile squisciarlo questo, è molto grande. Guardate che bello! Quanto è slow rising! Ah! No, non cadere! Squishy noce parte 3, ragazzi, guardate! No, vabbè, comunque, fantastico. Sono contenta di essere riuscita a trovarlo perché non lo vendono da un po' e ormai sono finiti tutti da tutti i siti, non si trova più. E niente, quindi questo è il primo. Poi mi sono arrivati altri squishy da Jaguaram e sono sempre del loro marchio. Quindi eccoli qui, adesso li andiamo a vedere. Allora, intanto sappiate che sta per uscire, insomma, fra qualche mese uscirà da Jaguara una novità enorme che mi riguarda. E niente, per adesso partiamo con questo, che quanta aria c'è qua dentro. Allora, come avevo già spiegato, questi squishy, oddio, se volete sapere come mai questi squishy hanno la forma di squishy anche della Kibru, lo spiego nell'altro video in cui parlo appunto solo degli squishy di Jaguara, quindi andatelo pure a vedere, tanto non ne parlo poi così tanto, cioè, sono riuscita a sbrigarmela in pochi minuti per questo discorso. E tra l'altro alcuni mi hanno detto che ha usato questa scusa per rubare gli squishy di Lakibru e venderli a di più. Questi squishy di Jaguara costano molto meno di quelli sempre della Jaguara, ma della marca originale, quindi direi che no. Non è molto valido questa argomentazione. Oh mio Dio, ragazzi, quanto è morbido questo budino, è un budino, sì. O forse una cheesecake, non lo so, comunque è morbidissimo, non riesco a smettere di schiacciarlo, è troppo carino. E non mi ricordo se c'è anche di un altro colore. Sì, ecco, c'è anche questo che mi piace di più perché sembra di più una cheesecake. Proviamo a schiacciarlo dalla confezione. Oh, ma quanto è bellino! Com'è morbido! Questo ha un odore leggero di vaniglia, tipo, o di, non lo so, di dolcetto in generale, non lo so. Ragazzi, sto per sentirmi male dal caldo, vi giuro, non ce la posso fare in questi giorni. Ecco qui l'altro, questo effettivamente sembra proprio una cheesecake, biscotto, ricotta, oddio, ricotta un po' andata male, gialla, dovrebbe essere di questo colore per essere un po' più realistica, e poi la glassa sopra i frutti di bosco. Oh mio Dio, ma questo è ancora più morbido! No, veramente, proviamo insieme. Non so quanto si capisca, perché slow rising è uguale, però boh, mi sembra più morbido quello rosso. Non lo so, forse è la mia impressione. Da sopra sembra un'anguria. Ok, basta. Sono troppo carini e troppo morbidi. Bene. Poi cos'altro c'è qua dentro? Ah, questo! Questo è nuovo anche per la Kibru, non è una, cioè è una novità anche per la Kibru ed è troppo carina questa fetta di torta. Ecco, le parole giuste sono che è una novità proprio per quella fabbrica, visto che è sempre la stessa, appunto. Forse devono fare qualcosa per il marchio Kibru dietro, o dovrebbero toglierlo, oppure dovrebbero mettere quello di Jaguara. Ma quando faranno gli squishy appositamente per Jaguara, sicuramente lo faranno. È troppo divertente schiacciare i dettagli piccolini. Ok, non so dove squisciarlo perché, boh, è così pieno di dettagli. Vediamo. Così non è molto soddisfacente perché non è molto spesso, proprio come spessore. Vediamo qui. Oh! Ok, schiacciarlo da qui dietro è molto più interessante. Niente male. Oddio! Sì, niente male davvero. Ah, ma questo è un cubetto di cioccolato da dietro, non l'avevo capito, che carino. Questo ha un leggero profumo di fragola invece. Ragazzi, penso che queste torte me le sognerò la notte. Ve la faccio vedere proprio alla svelta perché tanto la conoscete molto bene ormai. Tanto è sempre identica. È molto molto carina, molto morbida.
Infine, vabbè, qui c'è il bigliettone da visita perché è enorme, qui ci sono tutti i contatti, se volete mettete in pausa e leggete. E come ultima cosina c'è questa al cioccolato, che carina, io ce l'ho solo alla fragola questa. Ed eccola qui. Dai, ma quanto è carina. Nelle foto non mi ispirava tanto, proprio perché a me le scimmie non piacciono. Però questa fatta a torta e con questo faccino è troppo carina. Vediamo. E vabbè, è morbidissimo ovviamente. Orecchiette. Ora la faccio ora la squiscio sulla faccia, il che mi preoccupa perché avrà le grinze. Ecco appunto. E vabbè, dietro, secondo me dietro è meglio. Oh, dietro quando sono pari è più rilassante. Comunque non è molto slow rising in effetti. Questo ha un odore veramente leggerissimo, non capisco che cos'è. Allora, spostiamo un po' di caos. L'ultimo pacchettino, non ne sono molto soddisfatta, adesso vi spiego. È da Creamy Candy, ci ho comprato varie volte. Come al solito ci mette un po' di tempo perché arriva dall'Australia. Ma a parte che questo, c'è una confezione qui che non vuole stare chiusa. Allora, questo squish è meraviglioso, su questo non ho niente da dire perché è una cosa che, oh mio Dio, quanto accidenti, è bella. Si chiama Choco Chip, la marca io non la conosco, sono due marche se non ho capito male, la You Dream e la X Stamp Brand. E niente, hanno fatto questa specie di pecorella gigante, guardate quanto è bella. Ed ha un specie di, sembra un piccolo cono con il cioccolato sopra, ma soprattutto profuma di cioccolato, ragazzi, oh mio Dio. E poi vabbè, ma quanto è carina, dai, è enorme, bellissima cicciona e soprattutto mamma mia, cioè oddio, non potete capire se non avete provato questa meraviglia, perché oddio è fantastico. Fantastico. Mi ricorda un pochino il panda egg, sì, era quell'uovo panda. Quanto è bella. Morbidissima, abbastanza slow rising, sì, devo dire. E poi profumo di cioccolato, proprio perché è proprio al cioccolato. Questa è una pecora al cioccolato in tutto e per tutto. Questa non posso neanche provare a schiacciargli le zampe, cioè, e sono, ecco, ce l'ho fatta, sono così sottili. Però guardate che faccino, il faccino super rugoso ovviamente, ma è morbidissima, oh mio Dio. Questa come antistress è il top. Meravigliosa. Poi l'altro squishy che ho preso, che non ha problemi, è questo. Guardate quanto è carino. Questo è di una marca nuova che sta facendo delle cose troppo carine. Si chiama Fat Pau Pau. E oltre a questi ha fatto anche questo, ne ho fatti tre di colori diversi, credo. Ha fatto anche dei cagnolini che sono di una dolcezza assurda. Devo comprare almeno un paio. Ne ha fatti quattro diversi, ne voglio almeno un paio. Questi sono avocado con le faccine, come vedete, con il fiocchetto, e hanno i nomi. Questo penso che sia pincado. Poi c'è melonado e melinado, non lo so, non facciamoci domande. Guardate quanto è carino. Tra l'altro tutti quelli che hanno fatto la review sono fissati con schiacciargli il seme, quindi proviamo. Oh, è vero, è troppo soddisfacente schiacciargli il semino. Semone enorme. Però guardate la faccina, è veramente bellissima. Molto morbido, mamma mia ragazzi. Perché queste marche nuove appena uscite sono già così esperte, fanno cose perfette? È troppo bellino, guardate il fiocchettino che sembra un'anguria. Più che un avocado sembra un'anguria, però è bellissimo. Poi c'è, allora, c'è fatta così, c'è con il fiocco rosso e forse l'altra ha proprio il corpo, chiamiamolo rosa, non ne sono sicura. Dietro c'è una texture bellissima, guardate com'è fatto bene. Ed è morbidissimo. Odora di anguria, ok. Forse questa è un'anguria davvero. E sì, schiacciare il seme è fantastico, ragazzi. Ok, ci mancano. No, in realtà sono tre squishy perché uno è un omaggio. Vabbè, c'è questo che è un omaggio. Vabbè, la confezione della Jiggle Bread. E c'è questo panino dello Kitty. Vediamo un po'. Oddio, al tatto sembra molto duro. E infatti è proprio uno squishy di quelli, come quelli vecchi che non erano per niente slow rising e non erano per niente soddisfacenti. Anche per questo avevo smesso di collezionarli, non c'era molto gusto. Ora è arrivata la parte in cui Erika si lamenta. Allora, questi due squishy, soprattutto questo, io li aspettavo da tantissimo. Soprattutto questo, l'altro no, questo sì. L'avevo visto mesi fa sul canale di The Helicopter e non vedevo l'ora di prenderlo. Ma non di questo colore. Io ero andata nelle opzioni, c'è proprio la finestrella in cui selezionare il colore di cui si voleva. Io lo volevo così, beige. E di questo rosa così intenso, dalla fotocamera non rende molto, di questo rosa così intenso a me fa schifo, ragazzi. Non so che cosa dirvi, non mi piace proprio per niente. Cioè, boh, è carino senz'altro, ma
Voi direte, ma dai, cosa ti lamenti, è carino. Lo so, è carino, è molto, però io lo volevo assolutamente dell'altro colore perché mi piace mille volte di più. E visto che comunque non costa poco, perché se non sbaglio costa una ventina di euro, almeno lo volevo del colore giusto, visto che in quel sito si può selezionare. Porcaccia quanto è morbido. Io lo voglio del colore giusto. Questo è Kuma-chan, è la femmina. E quello del colore come lo volevo io era Kuma-tan. E io volevo Kuma-tan, così non mi piace. Tutto rosa, con i fiocco rosa, le guance rosa, no. Guardate com'era carino, beigiolino. Oh, dannazione. Però cavolo, sei morbido. Profumo di pesca, credo. O di fragola, non lo so. E infine, stessa cosa per questo. Questo, vabbè, non lo cercavo così tanto, lo ammetto. Questo, vabbè, adesso ve lo faccio vedere meglio. Comunque è uno scoiattolino, come vedete. C'era sia rosa che marroncino, proprio come uno scoiattolo vero. E io l'avevo scelto marroncino. E invece no, me l'hanno mandato rosa. Visto che costano un pochino, almeno mandateli del colore che la gente sceglie, ragazzi, dai, su. Però questo è molto carino anche rosa, dai, guardate che patatino. Ha in mano un dolcetto, non so che cosa sia. Avevano anche fatto uno squishy di questo dolcetto e, boh, non lo conosco. Voi sapete che cos'è questo coso, questa mega montagna di gelato o qualcos'altro. Comunque, eccolo qui. Dai, questo è un rosa un po' più pastello, un po' più tenue, non so se si vede. E quindi è un po' più carino, però comunque lo volevo dell'altro colore. Oh mio Dio, ragazzi, ma di cosa sono fatti? Di paradiso. E se fossero stati dei colori giusti sarebbero stati perfetti. Questo è ancora più morbido e ce ne vuole. Qua davanti ha un po' la patina trasparente, vedete? Per fare il color beige hanno usato questa patina. Ma è morbidissimo, santo cielo. Muoviti. Ok, si sta muovendo. E niente, il problema è che ho provato a contattare Creamy Candy, ma non c'è niente da fare. E non mi calcolano. Se avete un problema col vostro ordine, potete arrangiarvi. Vabbè, cose normali. E niente, ragazzi, oh mio Dio, quanto è morbido. Lo voglio del colore giusto, uffa. Questo è il video di oggi. Ho ricevuto un sacco di cose molto carine. Ditemi se non è meravigliosa questa. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao!